Grazie, ringrazio molto di questo invito e credo che l'iniziativa sia stata molto opportuna. Mi scuso se poi dovrò lasciare, ma è una giornata abbastanza complicata anche per il presidente dell'ANCI oggi. Ma io parto da, faccio diciamo quattro considerazioni. La prima, l'approccio che noi dobbiamo avere al tema della cultura in termini di senso comune, perché noi diamo per scontato che ci sia la considerazione, la consapevolezza che la cultura sia un asse strategico e in effetti non c'è convegno, non c'è incontro, non c'è luogo nel quale quando si parla di cultura non si dica che per l'Italia è un asse strategico, eccetera, eccetera. Se però è così, ed è così, forse bisogna declinarlo in un approccio un po' più chiaro e esplicito, che io formulo così. Lasciamoci alle spalle definitivamente l'idea che la cultura sia un bene prezioso su cui investire quando viviamo tempi di vacche grasse, ma è la prima cosa da tagliare quando arrivano i tempi delle vacche magre, perché questo in realtà è il senso comune che c'è nel paese. Dopo aver detto che la cultura è strategica, quando poi passi a scegliere se investire in cultura, se destinare risorse, se farne davvero un asse strategico, l'approccio cambia radicalmente. E diciamo l'immediato senso comune che viene avanti è quello di dire sì, è prezioso, è importante, però ci sono prima gli asili, ci sono prima le scuole materne, ci sono prima gli ospedali, c'è prima il mezzogiorno, c'è prima questo, c'è prima quello, e quindi siccome le risorse non sono infinite, sai che c'è, prima si taglia lì. Io penso che questo approccio lo dobbiamo definitivamente abbandonare, perché è un approccio radicalmente sbagliato. Non è vero che la cultura sia un lusso per tempi felici, ma sia un problema nei tempi infelici. Nei tempi infelici uno dei modi per superare la crisi è investire in cultura. E questo per una ragione che secondo me bisogna esplicitare anche questa in modo più chiaro. Non solo perché ovviamente la cultura favorisce i flussi turistici, questo è evidente, non soltanto perché la cultura migliora lo spirito e quindi certamente è, come dire, attrattivo in quanto tale, e questo è evidente, ma per una ragione che attiene alle dinamiche della globalizzazione. Nella globalizzazione la competizione non è solo tra imprese, la competizione è tra territori. Vincono i territori e ce la fanno che sono attrattivi, che sono accoglienti, che sono in grado di proporsi come un luogo alto nella qualità della vita. Non c'è nessuno che porta i suoi capitali, le sue tecnologie, le sue risorse umane in una città desolata perché può scegliere di meglio. Quindi è una ragione che attiene alle dinamiche economiche oggi, che ci porta a dire che l'investimento in cultura è strategico. Faccio un esempio. Circa un anno e mezzo fa un gruppo americano ha deciso di comprare un'azienda di alta tecnologia della mia città. E siccome quando arriva un investitore straniero, anche questo è un altro, ma questo è un altro capitolo, bisognerebbe forse ragionare in questo paese, tutte le volte che arriva un investitore straniero la reazione è che noi pensiamo che venga per chiudere quello che compra, che è un'altra sciocchezza di cui bisognerebbe liberarsi, no? Io però, essendo di fronte a tanti timori che venivano evocati, ho chiamato l'amministratore delegato di questa società e gli ho chiesto perché viene a investire qui e cosa vuole fare. E la risposta è stata: primo, perché quella è un'azienda ad altissima specializzazione e arricchisce la mia competitività. E fin qui ci siamo. Secondo, perché a Torino c'è il Politecnico, è un centro di eccellenza della tecnologia e della ricerca e a me serve stare dove c'è il Politecnico per la ricerca in questo settore. Terzo, perché Torino è diventata una città straordinariamente gradevole, se devo spiegare ai miei ingegneri di spostarsi dall'America in Europa, glielo spiego meglio se gli spiego che c'è una città nella quale si vive bene, c'è un'università di qualità per i suoi figli, c'è un teatro lirico di alta qualità dove può andare il sabato e la domenica e via di questo passo. Cioè perché è una città accogliente, ospitale e quindi mi conviene venire qui. Semplice. Ma guardate che questo è un parametro ormai di valutazione generale. Quindi l'investimento, diciamo, l'investimento in tutto ciò che è sapere, conoscenza, la ricerca, l'università, la cultura, determina un'incontrovertibile
come dire, un innalzamento qualitativo della capacità attrattiva e di accoglienza di un territorio, che ne aumenta le opportunità in termini di investimento, di sviluppo, di creazione di lavoro e di crescita. Per questo è del tutto sciocco pensare che quando c'è da tagliare si comincia dalla cultura. Però questa cosa che qui dentro è così ovvia, non è così ovvia nei comportamenti. Se io vado a vedere i bilanci, dai bilanci dello Stato, i bilanci delle regioni, i bilanci dei comuni e delle città, salvo eccezioni, in generale in questi anni di restrizione delle risorse, di riduzione della finanza pubblica, la cultura è stato uno dei settori più penalizzati, esattamente sulla base di quel ragionamento del tutto errato che io appunto credo vada abbandonato. Naturalmente non è che mi sfugge che le risorse non sono infinite e che in un tempo nel quale devi mettere in campo politiche di riduzione del debito di un paese che ha un debito enorme, riqualificazione della spesa, il tema di come allochi le risorse è un tema delicato. Però questo allora richiama un altro tema su cui bisogna, come dire, fare un salto di qualità. Ed è che se vuoi mantenere un alto investimento culturale, per le ragioni che ho appena detto, beh, tu non puoi pensare, come è stato per lungo periodo, che questo investimento lo reggi soltanto sulle risorse pubbliche. Perché solo sulle risorse pubbliche, per le ragioni che sono evidenti, rischi di non farcela anche con le migliori intenzioni. Si pone il problema di come allarghi il perimetro delle risorse disponibili e come in questo campo, come in tanti altri campi in realtà, noi oggi siamo in grado di mantenere un'offerta alta perché riusciamo a aggiungere alle risorse pubbliche mobilitabili una, diciamo, valore aggiunto più significativo di risorse private. Ci sono molte esperienze di questa natura, io parlo di quelle che so. Torino è una città che in questi anni ha investito moltissimo in tutto ciò che è appunto sapere e conoscenza, dalla ricerca all'università alla cultura, e grazie a questo investimento, diciamo, ha rideterminato il suo profilo, la sua identità, e siamo diventati perfino una città turistica. Quando io ero ragazzo, un turista a Torino, come dire, veniva percepito come uno che avesse sbagliato a prendere il treno. Oggi siamo destinatari tutte le settimane di flussi turistici impressionanti. È in corso, sta per finire, una mostra di Renoir, su Renoir, che abbiamo organizzato insieme al Museo d'Orsay, fa 220.000 persone in 4 mesi, ha fatto 15.000 persone ogni settimana, almeno un terzo di quelli che sono venuti a visitare quella mostra, che finirà con 220.000-230.000 visitatori, viene da fuori regione o dall'estero. Ma è solo un esempio, ve ne potrei fare tanti altri. Questo sforzo straordinario che la città sta facendo, se avesse dovuto fondarsi soltanto sulle risorse pubbliche, non saremmo stati in grado di produrlo. Siamo in grado di produrlo perché accanto a un cospicuo investimento di risorse pubbliche, c'è però un cospicuo investimento di risorse private attraverso una strategia di fundraising permanente, costante e continua, che dal mecenatismo civico del singolo cittadino, al rapporto con le imprese, al rapporto con il sistema sociale, mobilita risorse aggiuntive. Io penso che questa sia una chiave fondamentale, perché se vogliamo mantenere un'offerta culturale alta abbiamo bisogno di mettere in campo, ma naturalmente questo significa un approccio radicalmente diverso al tema gestione della cultura e dei siti culturali e risorse che siamo in grado di mobilitare per la loro gestione. Perché noi abbiamo politiche di, come dire, di incentivazione, di facilitazione, di sostegno a chi vuole finanziare la cultura assolutamente minime, marginali e spesso ingestibili. Perché teoricamente c'è un quadro normativo che, per esempio, autorizza forme di defiscalizzazione, di detrazione fiscale, con una farraginosità tale dal punto di vista burocratico e normativo che nessuna impresa lo usa, perché gli costa di più che quello che ha, del vantaggio che ha.
e comunque gli spazi sono limitatissimi. Non abbiamo nessuna forma di, come dire, sollecitazione, di incentivazione, di promozione dell'investimento privato sulla cultura, che invece è condizione fondamentale, no? E che io penso debba essere affrontato con grandissima determinazione. Così come gran parte dei siti che noi abbiamo culturali, da quelli museali ad altri, continuano a essere gestiti secondo una logica contemplativa e conservativa. E una logica contemplativa e conservativa è una logica che contraddice la capacità di offrire la cultura in termini razionali, efficaci e manageriali ad una vastissima platea di persone. Allora, qui c'è un salto proprio da fare nel modo di concepire la gestione e il finanziamento delle strutture e delle istituzioni culturali come condizioni per, appunto, realizzare intorno alla cultura un investimento grande, largo, che sia capace, appunto, di determinare quell'offerta che poi è una capacità attrattiva molto forte per il nostro Paese. E qui vengo alla seconda considerazione, che riguarda più propriamente ovviamente il turismo. Il turismo è, su scala mondiale, il primo settore che contribuisce al PIL del pianeta. In Europa è il terzo, perché l'Europa ha un'alta intensità ovviamente di contribuzione del settore dell'industria al PIL, ma su scala mondiale, lo dico perché noi non abbiamo la percezione, siccome viviamo in un paese industriale, siamo abituati a pensare che un paese è sviluppato se ha l'industria, se non ce l'ha non lo è, in parte è anche vero naturalmente, non consideriamo il turismo, è analogo al ragionamento sulla cultura, spesso, come dire, un settore ancillare, cioè che si aggiunge, è aggiuntivo, però poi la ricchezza la dà l'industria, poi c'è tanta altra cosa, c'è anche il turismo. Bene, su scala mondiale non è così. Su scala mondiale il primo settore che contribuisce al PIL del pianeta è il turismo, poi viene l'industria, solo per avere chiaro le dimensioni. E nel nostro paese noi non possiamo considerare il turismo ancillare, perché? Per le ragioni che sono tutte evidenti, se c'è un paese che ha un asset culturale, paesaggistico, ambientale, che non ha, diciamo, uguali in nessun'altra parte del pianeta, siamo noi, considerare che questo asset è, come dire, base per un'attività economica aggiuntiva, ancillare, è un errore strategico. Devi considerare il turismo come un elemento fondamentale. Però questo allora significa, come dire, mettersi nella condizione di investire in una logica sistemica, dal punto di vista delle infrastrutture. Io ho letto il piano nazionale degli aeroporti che è stato emanato qualche settimana fa dal governo ed è in corso di consultazione. Ma quel piano nazionale degli aeroporti non tiene minimamente in conto delle dinamiche nuove che il Paese sta conoscendo rispetto ai flussi turistici. È legata ai flussi turistici di 30 anni fa, non è più così, non è quella la mappa dei flussi turistici oggi. Allora, come tutto il tema dell'alta velocità sta diventando un tema strategico e decisivo e finalmente il nostro Paese ha cominciato a investire significativamente, anche se soltanto su due dorsali. Quindi il tema dell'infrastrutturazione e dell'accessibilità diventa condizione fondamentale. Non è un caso che in vista di Expo 2015 all'Italia abbia deciso di fare il Tokyo-Venezia, che oggi non c'è. Ha un senso, no? Ha un senso. Allora, il tema di come tu infrastrutturi dal punto di vista dell'accessibilità il Paese, il tema della ricettività e di come costruisci un sistema di ricettività che non è affidato alla casualità, alla spontaneità, il tema dei circuiti e di come costruisci una logica per cui quando uno arriva gli offri, come dire, un circuito di opportunità e non se le deve andare a cercare una per una, il pacchetto non se lo costruisce individualmente, deve essere in grado di offrirglielo. Il tema di come costruisci in Italia un'attività di formazione diffusa sul tema della cultura e della ricettività turistica, a partire dal banale problema che tantissimi turisti che arrivano in Italia, se chiedono un'informazione, trovano uno che non sa rispondere in lingua. Non sono banalità queste, perché il problema è come tu costruisci le condizioni, no? Cioè,
Tutto questo però lo fai se parti dal dato che quella roba lì investi, che investire lì sopra è un punto fondamentale, che fai un salto di qualità, che diventa un elemento strutturale sistemico del modello di sviluppo del paese. Perché noi viviamo una curiosa contraddizione, che negli ultimi anni è cresciuta molto la promozione dell'Italia nel mondo in termini opinabili e discutibili, perché c'è una pluralità di attività di marketing territoriale che non sta dentro una logica sistemica, è un altro tema anche quello. Ma se tu promuovi fortemente una regione, un territorio, una città, il paese, e però non ti poni il problema di quando quello che hai convinto con la promozione viene qua, di costruire le condizioni di un'accoglienza, una ricettività sistemica che gli offra tutte le opportunità possibili, hai, come dire, bruciato l'efficacia di quella promozione. Allora, il tema di come tu strutturi il paese, il tema di investimento, è un tema assolutamente strategico. C'è un tema ovviamente legato alla promozione, al brand, a come rappresenti il paese, e noi veniamo da un'esperienza che, come dire, va rimodulata. Io non sono contrario affatto, anche la nostra città lo fa, diciamo, a marketing territoriale, diciamo, di singoli territori. Il problema è se il marketing territoriale di un territorio sta dentro una strategia di sistema paese o non lo sta, questo è il problema. Noi sappiamo che l'Italia ha come un tallone d'Achille in tutti i settori, non solo in questo, esattamente in un basso tasso sistemico. Il fatto che noi siamo un paese dal punto di vista delle imprese, con il 98% delle imprese con meno di 30 dipendenti, cioè un 98% di imprese che è nata e vive nella cultura del far da sé, rende più difficile costruire una logica di sistema, no? Nel modo di essere le nostre imprese, anche nel settore turistico, così come diciamo una logica sistemica non ispira l'attività delle pubbliche amministrazioni, neanche all'interno delle singole pubbliche amministrazioni, come sappiamo, perché il nostro è uno Stato, è un'articolazione istituzionale e continua a essere strutturata secondo un modello napoleonico che è costruita secondo linee verticali, mentre oggi se vuoi costruire qualsiasi politica deve avere una capacità sistemica orizzontale e non verticale. Se tu non ti metti nell'ottica di avere un approccio e una promozione e un'immagine e un brand e una logica sistemica nel rapporto con gli utenti e a cui quelli ti rivolgi, è evidente che, diciamo, riduci. E poi tutto ciò che ruota attorno, perché poi la logica sistemica significa stabilire le connessioni. Tutto il tema del food, no? E di cosa rappresenta l'Italia dal punto, andiamo verso Expo dedicato al cibo, e cosa rappresenta, diciamo, il settore agroalimentare per questo nostro paese e le connessioni che questo ha con la dimensione culturale e la dimensione turistica. Tutto il tema del loisir, perché sempre di più chi viaggia, viaggia per andare a vedere un museo, ma viaggia anche per avere momenti di svago. Siamo capaci di costruire una strategia del loisir che costruisca appunto una logica di sistema. Tutto ciò che ruota intorno alla digitalizzazione e all'offerta che anche sul fronte culturale e turistico la digitalizzazione può mettere in campo. Tutto ciò che ruota intorno all'attività editoriale, no? Quindi c'è, come dire, una... occorre considerarlo un settore, come dire, che abbia una capacità di proporsi con un programma e un progetto di natura industriale, no? Perché solo così tu allora investi e fai in modo che le cifre non siano diverse da quelle che, stante, intendiamoci bene, che la cosa che spesso leggiamo, siamo passati dal quinto al sesto al settimo all'ottavo posto, dato dal fatto anche che ci sono i paesi emergenti, quando eravamo il primo, il secondo e il terzo, non c'era la Cina, non c'era il Brasile, non c'era, cioè cerchiamo anche di capire che il mondo è cambiato, è più largo, che la statistica va letta anche in rapporto alle dinamiche. E nonostante questo però, anche considerando i paesi emergenti, è chiaro che noi soffriamo, abbiamo delle difficoltà, ci soffriamo di più perché c'è un'offerta aggiuntiva, quindi il problema di mettersi nelle condizioni, no? Di operare un salto diventa la questione fondamentale. Terza considerazione e poi vado alla fine. In questa strategia è evidente che conta in modo decisivo avere una politica di sistema paese e quindi il ruolo dello Stato, di chi governa il paese, di che scelte fa. Però poi è evidente che la valorizzazione e la promozione parte dalla capacità dei territori di collocarsi dentro una strategia. Qui il ruolo delle città è fondamentale.
a partire dalle grandi città, andiamo verso una riforma istituzionale che può sembrare non c'entrarci niente, ma guardate, ha un grande valore per quelle cose che stiamo discutendo qui, perché andare verso l'istituzione delle città metropolitane, come stiamo per fare, ha una grande connessione, perché c'è un pezzo fondamentale del sistema culturale e turistico del nostro paese che è concentrato in quelle che saranno le città metropolitane, e come queste entità, che saranno entità quindi significative dal punto di vista demografico, delle risorse di cui dispongono, dell'accumulazione che mettono in campo, sono in grado di essere parte di una strategia, diventa questione decisiva. E quindi lo sforzo di costruire una strategia che sia ovviamente guidata da chi ha la responsabilità di guidare il paese, che ha il dovere di fare regia, ma fare regia significa sapere che poi devi mobilitare altri attori nella gestione quotidiana degli obiettivi che tu con la tua regia hai indicato. In questo paese noi spesso confondiamo il fare regia con l'accentramento di ogni compito gestionale in capo ad un solo soggetto, è una cosa diversa. Io vedo, chiunque che è qui, qualsiasi assessore alla cultura che qui ce ne sono molti, qual è la differenza che c'è nella flessibilità, nell'elasticità, nel dinamismo che hanno le città nel gestire i siti museali propri rispetto alla rigidità dei siti museali di competenza statale in quelle stesse città. Proprio è lampante, ognuno di noi ne potrebbe fare degli esempi. Allora, fare regia è compito di chi governa il paese, gestire, soprattutto quando hai un patrimonio di quelle dimensioni, è folle pensare che lo gestisci da un unico punto di governo nel paese. Devi avere la capacità di responsabilizzare sulla base di un principio di sussidiarietà che vale anche in questo campo. Principio di sussidiarietà per cui affidi la gestione di una politica a quell'istituzione che appare la più idonea a governare nel rapporto con gli utenti e con la domanda. E quindi il ruolo che le città e i territori possono giocare è decisivo e strategico in una strategia di questo genere. E da questo punto di vista l'ANCI lavora su questo, è disponibile a mettersi in rete per lavorare e costruire le condizioni di una strategia sistemica che produca il massimo di efficacia. E infine, ultima considerazione, noi abbiamo una grande, straordinaria occasione per cercare di fare il salto che io qui ho delineato, che è Expo 2015, che si svolgerà a Milano, è ovvio, ma non è un fatto che riguarda Milano. Sarà la più grande vetrina che l'Italia può offrire di sé al mondo, dopo anni nei quali possiamo dirci qui tranquillamente che l'immagine dell'Italia non è stata spesso la migliore nel mondo. Abbiamo l'occasione con Expo 2015 di offrire, di, come dire, produrre un salto in termini di immagine che il paese offre, di avere flussi enormi, poi non so se saranno, come si dice, 20 milioni, 19, 18, non lo so perché non lo sa nessuno, ma certamente l'Expo Universale è una grande occasione, un grande evento che determina flussi giganteschi. Questi flussi ovviamente si canalizzano in primo luogo sul luogo che è Milano, ma poi si distribuiranno alla città, perché chi parte dal Brasile piuttosto che dal Giappone o dalla Cina o dall'India o dall'Argentina e viene in Italia, non è che viene per stare soltanto 2 ore all'Expo, ci verrà per stare, no? E noi dobbiamo creare le condizioni perché ci venga per stare 3 giorni, 4 giorni, 1 settimana, e con un'offerta che sia capace di mettere a frutto tutto ciò che abbiamo. E da questo punto di vista, quindi, costruire una strategia, diciamo, paese su Expo è condizione fondamentale. Come ANCI abbiamo fatto una convenzione con Expo Milano, stiamo lavorando insieme ad Expo Milano con un programma di azioni di promozione che veda in tutte le città italiane, da qui al 2015, eventi che segnino l'Expo come un fatto nazionale e come anche l'occasione per ogni territorio per valorizzare quello che ha, a partire dal tema di Expo. Il tema di Expo è cibo, nutrizione, il rapporto tra uomo e natura attraverso il cibo. Se c'è un paese che può sul terreno del cibo, del food, dell'alimentazione dire delle cose, è certamente l'Italia, e ogni territorio è in grado di dire questo, perché sappiamo che questa è una caratteristica tipica del nostro paese. E quindi l'Expo 2015 è come una grande vetrina in cui possiamo offrire l'intero paese e ogni territorio, e io penso che quindi dobbiamo rapportarci a questo grande evento così, come l'occasione per fare un salto che dimostri che il paese davvero è in grado
di valorizzare al massimo i suoi asset culturali e da qui derivare un salto di qualità nel fare del turismo una leva fondamentale del suo sviluppo e per uscire il più rapidamente possibile dalla crisi. Grazie.